Buongiorno, buongiorno, anzi buonasera a tutti, benvenuti al TG Villa di Science Web Festival. Spero che vi stia piacendo questa bellissima iniziativa di tutti i divulgatori che stanno riempiendo la rete di tantissime conferenze, dialoghi, laboratori, mille iniziative per aiutare tutti a superare questo periodo e non solo a superarlo, ma a trarne beneficio, a imparare qualcosa. Io purtroppo in tutta questa banda sono quella condannata a continuare a parlare di Covid-19, che in fondo è l'argomento del momento e la ragione per cui siamo qua. E voglio farlo stasera affrontando un tema che ha interessato molto negli ultimi giorni, che purtroppo dà anche un po' il segno di quella che è la nostra stampa e in generale la comunicazione in Italia, cioè quello che è successo dopo la conferenza stampa di Boris Johnson, che ha annunciato la modalità con cui la Gran Bretagna ha intenzione, il Regno Unito ha intenzione di affrontare la pandemia. In Italia si è detto di tutto, si è detto che il metodo inglese consisteva nel fare strage di anziani, in una specie di eugenetica di eliminazione dei più fragili, facendo circolare liberamente il virus. Si è detto che l'unico strumento su cui si intendeva contare era la herd immunity, cioè l'immunità di gregge, che si sarebbe prodotta proprio grazie alla circolazione del virus, immunizzando le persone. Insomma, si è dato del nazista, si è dato di tutto criminale, sono girati ogni tipo di aggettivi. Allora io mi sono incuriosita e sabato mattina sono andata a guardarmi la conferenza stampa in cui sono state comunicate queste misure. Certa che chi per mestiere è pagato per fare questo lavoro avesse fatto lo stesso. Evidentemente non è così, perché in realtà quella conferenza stampa, i documenti e i testi prodotti dal governo inglese e in particolare dal Ministero della Salute dicono tutt'altro. E dicono cose che da un certo punto di vista sarebbe piaciuto anche a me sentire. Ne viene di alcune. Più volte è stato ripetuto: abbiamo un piano. We got a plan. L'hanno ripetuto in tutte le salse. Subito dopo aver creato allarme, perché nelle sue prime frasi Boris Johnson ha detto chiaramente che ci si aspetta un gran numero di vittime, e ha detto quella frase che è stata, secondo me, fraintesa, dicendo molti devono prepararsi a perdere i loro cari. Non era nel senso di dire perché noi li sacrifichiamo, perché inevitabilmente sarà così. A noi, con più di 300 morti al giorno per Covid, quasi tutti concentrati qua in Lombardia, c'è qualche autorità che ancora dice: ma no, sono due o tre. Gli altri sono morti per Covid e cioè sono morti con Covid e non per Covid. Io, non so voi, ma io mi sento presa in giro da questa cosa, perché da un lato si prendono delle misure straordinarie, dall'altro si vuole minimizzare. Un po' si alimenta la paura e un po' si cerca di placarla in maniera sciocca. Allora, io mi fido di più di un premier, anche se chiaramente Boris Johnson non è il mio ideale di premier, ma in questo caso singolo, ha detto: la situazione è grave, è la più grave crisi che la nostra generazione, crisi sanitaria che la nostra generazione ha affrontato, e purtroppo ci saranno delle vittime. Io lo trovo così normale, sarebbe come dire andiamo in guerra e morirà qualcuno. Grazie tante, per forza, per forza. Ma hanno ribadito anche sia lui sia i suoi consulenti scientifici, aveva accanto a sé il consulente medico e il consulente scientifico, hanno tutti e tre continuamente ribadito che obiettivo del loro piano è ridurre il più possibile il numero delle vite umane che si perderanno a causa di questa crisi. Come? Allora, l'approccio inglese è completamente diverso dal nostro, è completamente diverso da quello coreano. Una cosa su cui vorrei insistere è che in questo momento noi non possiamo sapere con certezza quale dei tre approcci sia il migliore. Sintetizzo per chi ha avuto di meglio da fare che pensare solo a Covid negli ultimi 2 mesi. I cinesi cosa hanno fatto? Hanno chiuso tutto quello che si poteva chiudere. Hanno chiuso la gente in casa, controllandole minuziosamente, anche diciamo con la forza, se vogliamo.
E ancora oggi, dopo 2 mesi della chiusura, le riaperture sono molto parziali, ma credo che Wuhan sia ancora esattamente in lockdown come era 2 mesi fa. O comunque se si stanno riaprendo sono pochi giorni che si riaprono. Quindi una misura molto forte, molto violenta, di cui si sta cominciando adesso a raccogliere i frutti. Dopo 2 mesi di totale lockdown, anche a Wuhan negli ultimi giorni ci sono stati pochissimi casi. Poi ci sono i coreani. I coreani cosa hanno fatto? Fin dai primissimi giorni, quando gli scienziati cinesi hanno messo online la sequenza del virus, hanno usato quella sequenza per mettere sotto tutte le loro aziende biotecnologiche, sapete che la Corea del Sud è molto avanzata da questo punto di vista, a produrre migliaia, migliaia, migliaia di test per la diagnosi. E non appena hanno avuto dei casi sospetti, hanno testato a tappeto tutti i contatti possibili dei casi sospetti. In questo modo hanno effettuato migliaia e migliaia di test, ma poi quando una persona era positiva veniva presa e messa in quarantena vera, cioè veniva messa in un contesto in cui era controllata dai medici, lontano dalla sua famiglia, la quale famiglia era pure tenuta sotto controllo. Tutto questo sistema è basato su anche un'app che era obbligatorio scaricare entrando nel paese e che seguiva tutti i movimenti con tutte le telecamere, con tutto un sistema di tracciamento molto preciso e direi anche molto invasivo dal punto di vista della privacy. Per com'è il popolo coreano, ha accettato, diciamo anche molto tecnologico e molto avanti o indietro, non lo so, insomma, è molto avanti comunque in questa rinuncia alla privacy a cui tutto il mondo, tutti noi stiamo, diciamo, andando incontro, ma loro sono avanzati a questo punto di vista. La cosa non li ha turbati più di tanto, la Corea del Sud è una democrazia diversamente dalla Cina, e sono così riusciti a contenere moltissimo il numero dei casi e soprattutto delle vittime, perché comunque anche i casi sono stati tutti presi in fase più precoce. In Italia si è scelta la strada cinese, diciamo, si è scelta la politica della chiusura. In Gran Bretagna, quando noi eravamo qua a discutere di tutto e di più, di tutte le cose teoriche dei cinesi, di fare la quarantena, di mettere in quarantena chi veniva dalla Cina, i bambini volevamo bloccare l'accesso a scuola ai bambini che venivano dalla Cina. Abbiamo discusso per delle settimane di queste cose. In Gran Bretagna non si parlava del coronavirus. Io non so se tra chi ascolta c'è qualcuno che vive in Gran Bretagna, penso di sì. Sapete che fino a pochissimi giorni fa si parlava pochissimo. Sulla stampa, la televisione non c'era certamente la copertura H24 che abbiamo qui da gennaio. Era una notizia dal mondo, c'era questa epidemia in Cina, boh, la gente non se ne preoccupava più di tanto. Il governo però stava già portando avanti le sue misure. Aveva messo sul sito del Servizio Sanitario Nazionale una grande foto sulla necessità di lavarsi le mani. C'erano campagne già in atto per l'influenza, ma che sono state, diciamo, potenziate sul lavarsi le mani e su quella, diciamo, triade di consigli, catch it, bin it and kill it, cioè cattura il virus con un fazzoletto, buttalo in un cestino chiuso e così lo potrai uccidere. E in questo modo, la gente non si poneva minimamente il problema del virus. Quando sono arrivati i primi casi, vi ricordate quell'inglese che era stato in Corea, dalla Corea aveva infettato altri connazionali nel rifugio vicino a Chamonix in Francia, e poi era tornato e a Brighton aveva infettato altre persone.
Anche lì, mi ricordo tanto che ne parlavo con Monti proprio in quei giorni, sì, la gente era ragionevolmente preoccupata, ma anche a Brighton non c'era particolare allarme. Sono state chiuse addirittura tutti gli ambulatori, dei medici di famiglia dove si erano recati i pazienti malati, sono state anche qui tracciate tutte le persone che erano venute a contatto con questo paziente zero, appunto, che veniva dalla Corea, e il focolaio è stato contenuto senza che le persone venissero più di tanto messe in allarme. Da noi è stato diverso perché noi non abbiamo avuto il caso zero. Noi, il famoso maratoneta di Codogno, il paziente 1, quando è arrivato all'osservazione dell'ospedale, aveva già contagiato parecchie altre persone. Non voglio entrare tanto nella questione italiana, voglio soffermarmi su quale è stata la strategia britannica. Da allora, zero, alla gente non è stato detto niente, ma già da settimane, io avevo segnalato, non so dove, ormai mi perdo tra i vari social, le foto dei tendoni da triage che si stavano già preparando al di fuori dei pronto soccorsi, quelli che stiamo mettendo su noi adesso. Loro già ci pensavano un mese fa. L'altro giorno Boris Johnson cosa dice? Abbiamo un piano e questo piano io l'ho visto in atto nei giorni, nelle settimane, nei mesi precedenti. È per questo che sono fiduciosa. Sono fiduciosa soprattutto perché non è Boris Johnson che prende queste decisioni, ma gli esperti che aveva accanto, che sono personaggi di tutto valore, ma soprattutto fanno riferimento a una scuola di epidemiologia e di salute pubblica, quella britannica, che non ha pari al mondo. Per cui credo che meriti almeno il rispetto di essere ascoltata. Poi ogni situazione è diversa, ma credo che meriti almeno di essere ascoltata. Dicevo, ho perso il filo. E quindi l'altro giorno che cosa è stato detto in quella conferenza stampa? Che secondo me la politica della comunicazione scientifica e di comunicazione del rischio era da 10 lode. Si è detto: prima di tutto c'è un problema grave, ci saranno dei morti. Il dolore di queste famiglie è il dolore nostro, è stato detto anche in maniera empatica. Ma noi abbiamo un piano e stiamo mettendo in pratica questo piano. È stata mostrata la famosa curva che ormai è il grafico che circola di più su tutte le televisioni, su tutti i giornali di tutto il mondo e su tutti i social, cioè la famosa curva a picco, il picco che supera le capacità di un servizio sanitario di assistere in maniera efficace i pazienti e la necessità di abbassare questa curva, di appiattirla in modo da diminuire l'accesso nell'unità di tempo di pazienti gravi e consentire così al servizio sanitario di rispondere. Questo è l'obiettivo del governo inglese, che mi sembra sia l'obiettivo condiviso anche dagli altri. Non mi sembra un obiettivo così lontano dal nostro. In più loro hanno detto: speriamo anche di riuscire a ritardarla un po', sia per dare ulteriore tempo al nostro sistema di attivarsi. Tra l'altro Boris Johnson ha già detto che sono stati messi diciamo, investiti soldi e attivate aziende per produrre respiratori e altri materiali per la rianimazione, anche questo prima che loro si trovino nel massimo della crisi. Ma proprio perché non sono ancora al massimo della crisi, hanno detto: noi riteniamo che in questo momento sia troppo presto per chiudere tutto, per fare le stesse scelte che sono state fatte altrove, in Italia, in Francia, in Spagna. Non hanno detto sono scelte sbagliate, non hanno detto non ci importa che il virus circoli. Hanno detto vogliamo ridurre al più possibile l'impatto di questa epidemia, di questa pandemia, ma per farlo dobbiamo stare molto attenti ai tempi delle operazioni e delle scelte che facciamo, perché ognuna di queste scelte ha un vantaggio, un beneficio e un costo e un rischio. Come è stato tradotto questo dalla stampa italiana?
A Boris Johnson interessano solo i soldi, l'economia, non interessano le vite umane. A parte che abbiamo già ragionato su quanto dall'economia dipendano le vite umane, perché se la gente non ha da mangiare, non è che questo, diciamo, sia indifferente ai fini della salute. Ma lasciamo perdere, questo. Il punto è che la questione non è solo economica. La questione è che se tu un anziano gli dici di stare chiuso in casa una settimana, 15 giorni, è un sacrificio. Ma se tu anticipi troppo questa scelta e gli chiedi di stare chiuso in casa 2 mesi, questi 2 mesi possono significare che quella persona, che prima riusciva a farsi il suo giretto e avere una certa autonomia, se fa dal letto alla poltrona, dalla poltrona al letto per 2 mesi, alla fine di questo periodo non è più autosufficiente. Le si formano delle piaghe da decubito, le vengono altre complicazioni dovute all'inattività. Ci sono dei problemi di salute mentale che purtroppo già noi vediamo, rischiano di esplodere. Ci sono delle conseguenze, sulla vita delle persone che, ripeto, non sono solo economiche, sono conseguenze gravi, che quindi devono essere giustificate, volta per volta, momento per momento, in relazione al beneficio che noi, contiamo di ottenere con quella misura che prendiamo. È stato quindi chiesto agli esperti che misura, anzi no, prima ancora Boris Johnson quindi si è concentrato sulle cose da fare, che sono i messaggi che da noi, in mezzo a ore e ore di discussioni su quanto sopravvive il virus sulle superfici, se bisogna disinfettare le scarpe prima di entrare in casa e forse bruciare i vestiti sul pianerottolo, se la vitamina C previene la Covid, ma adesso mi vengono in mente solo le ultime, ma vi ricordate le polemiche, i cinesi che mangiavano i serpenti, no, i pipistrelli, la zuppa di pipistrelli, se, ne abbiamo sentite di ogni in questi 2 mesi. Gli unici messaggi importanti che erano da dare in Italia sono passati poco. Sì, si è ripetuto che bisogna lavarsi le mani, questo è stato detto anche in Italia. Ma mi è piaciuto moltissimo come nella conferenza stampa inglese si siano state dette le cose essenziali, che sono continuare a lavarsi le mani, come vi abbiamo già raccomandato da prima. Aggiungiamo in questa fase, all'inizio della curva, aggiungiamo un'altra raccomandazione importante che anch'io ho provato a dare col mio video, ma io quante, non so, 60.000 persone hanno visto quel video, 70.000 persone. Non sono i 60 milioni di persone che stanno attaccati alla televisione. Io in televisione questo messaggio chiaro e tondo e ripetuto non l'ho sentito. Cioè, se avete anche i sintomi più banali, un po' di febbre, un po' di tosse, mi raccomando, state in casa, isolatevi possibilmente anche dai vostri familiari, dormite in un'altra stanza e le persone state in casa per 7 giorni. Un messaggio chiaro. Chi ha sintomi anche lievi stia a casa per 7 giorni. Con questo solo provvedimento, gli esperti hanno calcolato che è possibile ridurre del 25% quella curva. Adesso forse mi esprimo male rispetto ai numeri e alla statistica. Comunque, chiedo scusa agli esperti se mi sbaglio. Comunque, avere un impatto significativo. Se oltre al stare a casa chi ha dei sintomi, riesce a stare a casa anche il nucleo familiare di chi ha dei sintomi, questo vantaggio, che adesso non riesco tanto a quantificare, comunque è del 50%. Indipendentemente quale sia il parametro, capite che è un impatto forte. Altre misure, tipo la chiusura delle scuole, tipo il blocco dei concerti o degli eventi sportivi, secondo questi esperti avrebbero un impatto minore. Primo, perché le scuole, c'è questo dubbio, no? Non si sa bene i bambini effettivamente quanto si ammalino e quanto trasmettano, ma soprattutto perché loro hanno calcolato, e secondo me è un calcolo del tutto lecito, che se loro chiudono le scuole, i bambini saranno affidati più facilmente ai nonni, mentre i nonni devono essere tenuti il più possibile al riparo.
E qui arriviamo alla terza cosa, cioè che hanno raccomandato agli anziani di non andare in crociere e hanno proibito anche loro le gite scolastiche all'estero. Quindi delle misure tollerabili, ma soprattutto delle misure che contano sulla attenzione delle persone a se stesse, ai propri sintomi e a autoisolarsi nel momento in cui hanno dei sintomi leggeri. Febbre e tosse secca. È stato detto chiaramente, chi ha febbre e tosse secca stia in casa per 7 giorni. Fine. È troppo poco? È già qualcosa che da noi non è arrivato, perché da noi in mezzo a 1000 raccomandazioni non arriva questa che è la raccomandazione più importante. Quindi, concludo perché sono andata lunga stasera, ma penso che fosse importante. Non abbiamo una certezza su quale sia l'approccio migliore, l'approccio cinese che stiamo seguendo anche noi, l'approccio coreano sul testare e seguire tutti, l'approccio inglese basato su una tempistica molto precisa. Quello che è certo è che questo tema della tempistica vale per tutti. Oggi si dice che anche in Italia bisogna fare i test a tappeto. A mio parere, in questo momento in cui le risorse sono tali per cui abbiamo i medici che continuano ad ammalarsi, a cadere come delle marionette perché non ci sono le protezioni, non ci sono le mascherine, chiedergli di andare in giro nelle case delle persone a testare le persone a caso è uno spreco di persone e un rischio soprattutto che questi operatori sanitari si ammalino ancora di più, per cui mi sembra una follia. Una pura follia, soprattutto perché poi nel momento in cui si dice a una persona che è negativa, quella persona si sente rassicurata, con il rischio di abbassare le difese e con il rischio poi dopo 2 giorni, quando il test si positivizza, invece comincia ad avere dei sintomi, di ignorarli perché tanto il test era negativo. Queste sono cose che si possono anche spiegare, ma resta comunque questo rischio. Perciò io sono assolutamente contraria anche a questa nuova campagna di testare tutti. Penso che ogni paese ha scelto una strategia. Noi ormai abbiamo scelto la strategia cinese, che nel momento in cui ci siamo resi conto della situazione come era grave, forse era anche l'unica a quel punto da prendere. Infatti, io vi ricordate, sono stata sollevata quando è stata presa questa decisione. Ma dobbiamo essere ben consapevoli che anche la scelta di chiudere ha degli effetti collaterali molto pesanti, anche in termini di vite umane, non soltanto in termini economici, e che questa scelta non può essere prolungata per sempre. Quindi, se è vero che non si crea un'immunità di gregge perché forse, speriamo di no, il virus non conferisce immunità permanente, è inutile, cioè poi a un certo punto bisognerà ricominciare a uscire e bisognerà ricominciare ad andare in giro. Ho sbagliato a dire inutile, è utile per abbassare quella curva, esattamente come vogliono fare gli inglesi. Quindi quello che conta in questo momento è restare in casa, non perché in questo modo facciamo sparire il virus, questo è veramente molto difficile. Quello che possiamo fare appunto è ridurre l'impatto e rallentare il dilagare dell'epidemia. Non crediamo che la nostra strategia sia l'unica o la migliore al mondo, non credo che sia l'unica o la migliore al mondo quella inglese o quella coreana, ognuno ha fatto le sue scelte sulla base della sua situazione. Ognuno ha corso dei rischi, ha fatto una scommessa, ognuno di questi politici che ha preso un approccio piuttosto che un altro. Io credo che sia veramente molto presto per dire chi ha torto o chi ha ragione. Certamente però nel momento in cui si comincia una strada, si segue una strategia, bisogna seguire quella. Cioè noi adesso dobbiamo restare chiusi il più possibile, o comunque quello che ci diranno gli esperti. Non possiamo pensare poi nel momento in cui si riapre, wow, sciambola, come se niente fosse. E viceversa, credo che sia, e inoltre credo che sia controproducente aggiungere altre cose, come per esempio questi test a tappeto, proprio perché le risorse sono quelle che sono e dobbiamo usarle bene. Scusate, sono stata lunghissima, ma penso che fosse un argomento veramente importante. Ciao!